Questo servizio è offerto da... Ciao, sono Giada, la vostra nutrizionista del web. Seguitemi sul mio nuovo blog. Mi trovate anche su Facebook. Girone G, benissimo. Il Campobasso passa alla Dispoli travolgendo i tirrenici con un pesante 3-0. Ma insiste anche il Giuliano, vittorioso a sua volta fuori casa, 1-0 ad Anagni. Più staccati il Terracina, che ha battuto il Procisterna per 3-1, e stacchi Civitavecchia 0-0 a Larino. E rimaniamo proprio in questo girone G con il Campobasso capoclassifica. A trascinare i molisani in testa alla classifica c'è una vecchia conoscenza, anche dei campi di Serie A. Parliamo di Pietro Maiellaro, ce ne così traccia un profilo Mauro Carafa, vediamo. Pietro Maiellaro, pugliese, 34 anni compiuti a settembre, ha aggiunto alla sua carriera da vagabondo del calcio un'altra città, un'altra maglia, quella rosso-blu del Campobasso. Una scelta dettata dalla voglia di giocare in una piazza ambiziosa, ma anche una scelta di vita. Sono contento della scelta di essermi avvicinato a casa, poi c'è una società che ha voglia di emergere, di venire su, e questo per me è molto importante. Esordì in Serie A nel 1983 con la maglia dell'Avellino. Lo chiamarono lo Zar per il suo cipiglio da condottiero del centrocampo. Elegante, scaltro, un giocatore d'altri tempi. Oggi che nel calcio conta più la forza atletica che la tecnica, Maiellaro, dopo aver giocato anche a Bari e Firenze, uscì dal grande giro e dovette addirittura emigrare in Messico, nel Monterrey, 2 anni fa. Poi il rientro in Italia, a Benevento, in C2, un anno da dimenticare. Infine quest'estate l'arrivo nel Molise, nel torneo dilettanti, con il Campobasso pronto a offrirgli lo scettro del centrocampo. Una possibilità che Maiellaro non ha intenzione di sprecare. Lo Zar è tornato per vincere l'ultima battaglia.